Giovanni Zarau, che partita è stata per te? Ma vabbè, a livello emotivo per me è stata una partita comunque particolare. Qua ho giocato per tanto tempo, quindi all'inizio comunque ero un po' emozionato, poi diciamo che le emozioni della partita, a prescindere dal mio passato, hanno preso il sopravvento, quindi mi sono concentrato sulla partita per quello che era. Facendo un'analisi della gara, un primo tempo tutto sommato sostanzialmente equilibrato, un secondo tempo invece che ha visto prevalere in maniera chiara il suo tiro, è mancato solo il gol. Sì, sapevamo che comunque loro erano una squadra da primo tempo, da impatto iniziale molto forte, quindi ci hanno messo anche in difficoltà in delle fasi del primo tempo. Noi abbiamo retto bene l'urto, a livello di partita fisica siamo sempre stati alla pari, non abbiamo mai concesso nulla di particolare. Poi sapevamo che nel secondo tempo potevamo sfruttare appunto questo fatto che loro magari erano un pochino più stanchi, che avevano speso un pochino più di energie, siamo venuti fuori alla lunga. Sicuramente nel secondo tempo siamo stati abbastanza padroni del campo, soprattutto nella parte finale. Appunto, come dici te, è mancato solo il gol, è un peccato perché comunque delle occasioni le abbiamo avute, ma in questo momento purtroppo manca qualcosina. Diciamo che il punto si può portare a casa archiviandolo alla voce positività su un campo come quello dello Speroni. Sì, sicuramente non era una partita facile, noi l'abbiamo tenuta in equilibrio fino appunto al 60esimo così, poi abbiamo cambiato marcia come avevamo anche preparato a livello strategico, però penso che comunque si possa considerare sicuramente un punto positivo. Ovvio, quando poi negli ultimi 10-15 minuti hai due o tre situazioni, tra cui un palo, un gol annullato che ci può stare, una situazione con Tite di testa e un'occasione con Fischnaller, nel senso, prendi il punto positivamente, magari ovviamente c'è un po' di rammarico, però questo è il calcio e in questo momento è così, ma andiamo avanti sulla nostra strada. Obiettivo proiettato subito a mercoledì. Sì, assolutamente, abbiamo la fortuna di rigiocare mercoledì subito, c'è da recuperare energie, in questo momento abbiamo qualche acciacco, quindi chi sarà a disposizione dovrà stringere i denti, ma noi ogni domenica rispondiamo sempre presenti, forniamo prestazioni positive, non prendiamo gol, che è sempre una cosa importante, e poi col passare delle giornate i gol sicuramente arriveranno.